Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico, anche questa puntatona dedicata al collasso Italia. Oggi parleremo di cosa devono pensare gli altri paesi europei dell'Italia, qual è l'interesse nazionale dei paesi europei che sono confinanti all'Italia. Nel 1999 l'Italia entrò nell'euro. C'entrò con molta fatica perché nel 1999 l'Italia aveva già un grosso problema di debito pubblico con 1.285 miliardi, pari al 113,3, un rapporto di debito PIL con il PIL tarato sul 1999. L'Italia nel 1999 promise che avrebbe stabilizzato il proprio debito pubblico e l'Italia sarebbe entrata in un percorso virtuoso di risanamento delle finanze pubbliche. Quindi i negoziatori di Banca Italia raccontarono nel 1999 ai paesi europei, con tanto di proiezioni econometriche, che l'Italia nei decenni successivi avrebbe esportato risparmio perché il ripagamento del debito pubblico italiano avrebbe liberato risorse finanziarie che si sarebbero sparse in Europa, alimentando il risparmio e gli investimenti europei. Sarà perché erano pie illusioni dei negoziatori di Banca Italia, oppure sarà perché i politici italiani sono ladri stupidi e insieme alla Chiesa Cattolica non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce di XXI secolo, oppure sarà perché i modelli econometrici non prevedono niente del futuro, ma al massimo possono fornire solo qualche vago indizio. Giudicate voi stessi con i vostri occhi. Al 2023 l'Italia ha 2.859 miliardi di debito pubblico, con un rapporto debito-PIL calcolato sul PIL del 2022 del 143,5. Non solo l'Italia non ha stabilizzato il proprio debito, ma in 24 anni l'Italia ha più che raddoppiato il proprio debito pubblico, venendo meno a quanto l'Italia aveva promesso in Europa ed attaccando la stabilità e l'esistenza stessa dell'Unione Europea, la quale si fonda su politiche monetarie condivise, libera circolazione di merci, persone e capitali, libera concorrenza ed assenza di aiuti di Stato. In 24 anni i politici italiani, ladri stupidi e Chiesa Cattolica hanno attaccato l'Europa, minandone le sue fondamenta. Altro che esportare risparmio, l'Italia ha classato il proprio debito pubblico un po' da tutte le parti, l'ha classato anche soprattutto alla BCE, e invece di esportare risparmio ha assorbito il risparmio degli altri stati e ha assorbito denaro stampato da BCE. Che cosa dovrebbero pensare gli europei degli italiani? Ecco la cosa più ovvia, banale, classico cliché. 1. Gli italiani sono dei mafiosi e non sono affidabili e mentono. 2. Gli italiani con il proprio debito pubblico sono un pericolo per l'Europa. 3. Paesi europei prevalentemente a cultura protestante, in cui la responsabilità personale conta di più del perdono cattolico, mentre il perdono cattolico è ritenuto solo un furbo strumento, un retaggio delle indulgenze. Appunto il furbo strumento, il perdono che permette di fare un po' di tutto, salvo poi furbescamente pentirsi praticamente all'ultimo secondo. Ragione per cui si spiega perché gli italiani abbiano dal 1999 tentato di sodomizzare brutalmente i fratelli europei, scaricando il debito pubblico italiano sul groppone tedesco ed europeo, delirando di mutualizzazione del debito. Cosa avrebbe da perdere la Germania da un default italiano? Ecco, a parte i titoli di Stato italiani in pancia di banche tedesche, oltre al Next Generation Green EU diventato una grande Italian Inculation, il grosso degli investimenti tedeschi in Italia sono sia in priorità, appunto, con aziende e brand italiano, quanto con partnership commerciali di subfornitura. Oltre al fatto che alcune grandi banche italiane controllano un pezzo non piccolo di alcune banche praticamente tedesche.
Indubbiamente sarebbe utile per la Germania delocalizzare brand italiani fuori dall'Italia per salvaguardare i propri investimenti, che altrimenti andrebbero totalmente persi. Propri investimenti industriali che altrimenti andrebbero totalmente persi. Indubbiamente sarebbe utile stringere nuovi partnership di subfornitura per componenti meccaniche con altri paesi UE, in modo da ammollare i legami commerciali con l'Italia e compartimentare i rischi. Ecco, storicamente, osservando il contesto attuale e prospettico dell'Italia, quanto tutto quello che ha perso la Germania quando è andata a finire per allearsi con l'Italia, si pensa alla triplice intesa e triplice alleanza in cui l'Italia fece il flip-flop, oppure nella seconda guerra mondiale in cui l'Italia nel patto d'acciaio poi dopo fece il solito flip-flop. Quindi i tedeschi, alleati degli italiani, non ci hanno mai guadagnato. E anche in termini prospettici, se i tedeschi non prenderanno, a mio avviso, una serie di provvedimenti per tutelare i propri investimenti in Italia o comunque praticamente quelli che i brand che hanno acquistato, probabilmente perderanno fraccate di miliardi. Dunque, un'uscita dall'euro dell'Italia infatti farebbe esplodere il costo dell'energia in Italia ed ogni tipo di azienda in Italia sarebbe prossima al fallimento per inflazione importata. Ci sarebbe inoltre un altissimo costo del denaro, nessun vantaggio in esportazione di prodotti italiani in Eurolandia a causa del debito pubblico italiano già classato in Europa, che se fosse ripagato in carta straccia lire, le banche europee subirebbero un enorme colpo finanziario per scomparsa di attivo, nonché i mercati europei sarebbero saccheggiati dai prodotti italiani svalutati. Tutti i paesi nazionali della UE costringerebbero quindi la UE a contenere il doppio danno finanziario e imporrebbero dazi e contingentamenti sull'export sull'export italiano, quindi sull'import dall'Italia. Questo onde permettere a tutte le aziende europee di poter lavorare e vendere nel mercato europeo, precludendo l'esistenza di prodotti italiani in Eurolandia e quindi aiutando le banche europee colpite dal danno finanziario per ricevere l'ira, carta straccia italica, in pagamento del debito. Quindi le banche europee, diciamo, hanno fornito euro e si vedono ricevere carta straccia lira. Oppure ancora peggio, qualora avessero perso direttamente interi posti dell'attivo per intero default. Maggior ragione, praticamente, in caso di perdita totale dell'attivo ci sarebbe praticamente un ostacolo per i prodotti italiani che non potrebbero confluire nel mercato europeo. Viceversa, se il debito estero dell'Italia appunto fosse ripagato in euro, sarebbe troppo costoso da ripagare per l'Italia, nonostante le esportazioni in Eurolandia, a causa appunto dell'enorme inflazione importata su tutti i fattori della produzione, che spingerebbero molte regioni italiane a salvaguardare le proprie filiere produttive, e quindi le regioni italiane inizierebbero a separarsi dal morente Stato italiano, chiedendo l'annessione ad altri stati ed invocando le regioni italiane l'autodeterminazione. Questo fenomeno comparirebbe sia nel caso di un default, quanto quindi default dell'Italia e poi ritorna la lira, oppure uscita dall'euro con ripagamento praticamente del debito italiano in lire, quanto praticamente del ripagamento in euro. Questo a causa proprio dell'inevitabile morte in iperinflazione del sistema industriale italiano. Quindi, guardando la situazione dal punto di vista di Austria, Svizzera, Francia, ci sono potenziali enormi vantaggi dal collasso italico. Infatti sono possibili per Austria, Svizzera, Francia la possibilità di vedere molte regioni italiane del nord Italia invocare l'autodeterminazione e chiedere l'annessione a Francia, Svizzera ed Austria, proprio per permettere alle filiere produttive regionali di sopravvivere dall'iperinflazione italiana e separandosi così tutte le regioni del nord Italia appunto dall'altissima tassazione, dagli altissimi tassi di interesse, dagli altissimi costi di energia e dagli altissimi costi nelle materie prime e semilavorati.
quindi le filiere produttive regionali spingerebbero sui politici regionali per ritornare dentro a Forteuro, separandosi appunto dal morente Stato italiano. Problemi economici da iperinflazione diventerebbero rapidamente problemi militari in Italia. Ecco, fine della storia italiana per come la conosciamo dal 1871 oppure dal 1947. Il resto dell'Italia decapitata dal nord oppure in guerra civile che dilagherebbe in tutta la penisola, perché anche il centro e il sud finirebbe per scindersi in un processo disgregativo e dissolutivo non reversibile. Probabilmente le logiche disgregative girerebbero intorno ai distretti industriali quanto alle monete coupon della disperazione, sopra l'integrazione verticale locale, punto di energia rinnovabile, agricoltura e industria conserviera e quello che rimarrebbe della sanità regionale o comunque locale. Ampie zone del sud quindi praticamente godrebbero nella gioia del martirio andando incontro al destino che i politici locali, le mafie, quanti politici italiani, leader stupidi e Chiesa Cattolica hanno arcignamente pianificato per tutto il popolo italiano. Ecco, tutta la penisola italica è banalmente destinata a diventare un sasso secco ed essere piegata da trombe di mare, trombe d'aria, medicane, risalita del livello del mare, proliferazione di insetti, epidemie, malattie, cali di resa agricole, aumento del cuneo cristallino, ecco, oltre alle tradizionali piaghe italiche come frane, incendi, terremoti, eruzioni vulcaniche, eccetera. Ecco, tuttavia è indubbio che se su queste piaghe, che andranno a colpire tutta l'Italia, le aree del sud della penisola italica godranno di più nel martirio, per appunto un crescente flusso di nuovi invasori che approderanno dall'Africa, per una migrazione causata sia da ragioni di sovrappopolazione e climate change quanto probabilmente anche da altre ragioni strategiche. Ecco, in un contesto geopolitico apocalittico di tal sorta, sarebbe indubbiamente molto utile all'Europa usare la penisola italica come un paese cuscinetto in cui far detonare proficamente la nuova guerra punica, ossia la guerra Europa contro Africa, salvaguardando così la propria superficie nord europea, dato che anche quell'area avrebbe a subire altri tipi di danni, appunto i danni dal cambiamento climatico in nord Europa. Contenere quindi la guerra Europa contro Africa, combattendola solo nella penisola italica, eventualmente con l'uso di atomiche tattiche per stoppare eventuali epidemie o di invasioni apocalittiche, sarebbe politicamente preferibile per i paesi del nord Europa, oltre che militarmente ed economicamente auspicabile per tutta l'Europa del nord. In termini logici, considerando l'inadempienza italiana ai propri obblighi finanziari, quanto alla volontà politica italiana di sprofondare arcignamente con il business dell'Africa Ferries in Africa, ecco, a me pare logicamente chiaro e scontato che per Germania, Francia, Austria, Svizzera sia molto proficuo lasciare che l'Italia abbracci tutto il proprio destino nel XXI secolo, dato che i politici italiani, ladri stupidi e Chiesa Cattolica non hanno voluto preparare l'Italia alle minacce del XXI secolo. Anzi, Chiesa Cattolica e i politici italiani, ladri stupidi, sono sempre stati nemici in questi ultimi dal 1999 in avanti, sono sempre stati nemici dell'Europa, quanto nemici, quindi i politici italiani, ladri stupidi e Chiesa Cattolica, nemici degli interessi esistenziali del popolo italiano. Germania, Austria, Svizzera, Francia, quanto tutta l'Unione Europea, non può essere responsabile del collasso italiano se in primis tutti i politici italiani e Chiesa Cattolica dal 1999 si sono adoperati sempre e solo per realizzare il collasso finanziario dell'Italia, alleandosi poi con Soros e puntando all'estinzione del popolo italiano nel XXI secolo, ignorando volutamente tutte le minacce di XXI secolo. Ecco, fine della storia italiana per come la conosciamo dal 1871 oppure dal 1947, a cui responsabilità storica del collasso dell'Italia e la scomparsa del popolo italiano nel XXI secolo
è tutta in testa dei politici italiani ladri stupidi e di Chiesa Cattolica, che entrambi hanno pianificato la gioia del martirio del popolo italiano e la sua scomparsa nel XXI secolo. Per questa puntata è tutto, un salutone e ciao, alla prossima!